Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale Let's Talk About. Oggi vi voglio parlare di un profumo di nicchia che veramente mi ha stregata, ma soprattutto perché è riuscito a risolvere un problema che avevo con un profumo che è stato discontinuato da qualche anno e che quindi stavo cercando di sostituirlo in tutti i modi. Stiamo parlando di Rose Elixir di Montale. È un profumo di nicchia, quindi non lo trovate facilmente se non in qualche profumeria che tratta e che tiene questi profumi particolari di nicchia. All'interno vi faccio vedere il pack, che è questa boccetta di alluminio. Sono informata sul profumo che in realtà non viene più prodotto, vi parlo subito che è un Miss Dior Cherie, quindi per tutte le amanti di Miss Dior, le versioni vintage, qua trovate una similitudine nel mio video in cui voglio appunto parlare della differenza che c'è tra Miss Dior Cherie e il Rose Elixir. Quindi alla ricerca di questo profumo che non trovavo assolutamente più e anche su internet andava a delle cifre esorbitanti, ho visto che qualche esperta di profumo di nicchia mi ha detto: se ti piace questa tipologia di profumo, buttati su Montale, che è molto più raffinato della versione di Miss Dior Cherie e la sua persistenza è molto più duratura. Allora sono subito andata a comprarlo, in realtà è stato un acquisto ad occhi chiusi, e quando l'ho spruzzato effettivamente era quasi identico. Innanzitutto questo profumo è del 2010, quindi Miss Dior Cherie è degli anni 2000 e quindi viene ovviamente un pochettino ripreso anche da quel punto di vista. Le note di testa che trovate in questa meravigliosa composizione sono la fragola e la foglia di fragola, la rosa e gli agrumi. La fragola, come vi dicevo prima, è effettivamente la protagonista assoluta di questo profumo, soprattutto nell'apertura. Poi si sente qualche nota di bergamotto, secondo me, e fiori d'arancio, che poi ritroviamo anche nella piramide. Però effettivamente la protagonista, anzi sono due le protagoniste di questo profumo, la rosa e la fragola. Come note di cuore invece abbiamo il gelsomino e i fiori d'arancio, quindi hanno questa leggerezza che smorza un po' la fruttosità della fragola, quindi si smorzano un po' i toni durante poi la fase delle note di cuore, per poi terminare nelle note di fondo dove abbiamo l'ambra, il muschio e la vaniglia. Questi tre ingredienti non fatevi spaventare, perché io non sono un amante né dei profumi ambrati né dei profumi muschiati, anzi il mio naso proprio non ci va d'accordo per niente. La cosa molto bella di questo profumo è che non è un profumo bomba come quelli che fa di solito Montale, anzi è veramente uno di quei pochi profumi di Pierre Montale che si può portare tranquillamente senza dar fastidio alla gente che ci circonda. Invece questo gioiellino, vi devo dire che oltre ad assomigliare tantissimo, davvero tantissimo a Cherie, le cose che differenziano l'uno con l'altro è un pochettino che nel Miss Dior Cherie sono presenti il caramello, il popcorn, il patchouli, quindi sono tutte sostanze un pochettino più liquorose, ecco, sono molto più invasive. Invece Rose Elixir di Montale rispetto a Miss Dior Cherie è molto più elegante e si spazia molto sulla rosa, una rosa molto delicata. Si apre con la fragola, poi si sentono i fiori d'arancio e poi si sente come dry down la vaniglia assoluta. Invece su Miss Dior Cherie voi avete questa apertura molto forte, sicuramente con il caramello, il popcorn che sono quasi salati, e per poi finire su questo fondo un pochettino caramelloso. Ecco, se devo dire la mia opinione, è il Miss Dior Cherie è molto molto giovanile, infantile, sbarazzino e scherzoso. C'è Rose Elixir è più adulto, più principesco, è un profumo da favola, però non più di una bambina, bensì di proprio di una principessa già adulta. È l'evoluzione, secondo me, che lo ricorda, però non è rocambolesco come può essere il Miss Dior Cherie. Per quanto riguarda la sua persistenza e la sua durata, è micidiale, come tutti i Montale o come la maggior parte dei Montale. Abbiamo una persistenza veramente elevata dalle 12 ore, sui vestiti anche dei giorni interi. Io lo spruzzo spesso sulle sciarpe, sui
sui cappotti e rimane veramente tantissimo questo profumo. Lascia comunque una scia meravigliosa, quindi il mio voto di persistenza è un 10 su 10. Invece il mio voto di sillage, quindi la percezione quando voi lasciate la scia e i complimenti che vengono appunto mi vengono fatti con questo profumo, do un 9 su 10 perché si sente tantissimo. Quando lo spruzzate riempie un'intera stanza e sicuramente vi fate notare, perché è un profumo veramente iper femminile, delicato, basato sulla rosa, sulla fragola, che non stanca, perché comunque è una piramide olfattiva. Se parte con questa fruttosità, scende, si appiana sul fiore del gelsomino e della rosa e poi proprio si stabilizza sulla vaniglia, senza mai dimenticarsi della fragola. Quindi questo è un profumo molto scherzoso ma molto molto elegante. Grazie. Quindi se siete state amanti di Miss Dior Cherie, di Miss Dior dell'edizione 2010 e tutti i Miss Dior che purtroppo non sono più in commercio e sono introvabili, vi consiglio assolutamente di andare a trovare e a sentire il Rose Elixir di Montale, perché sono veramente similissimi. Su una scala da 1 a 10 direi che sono similari un 8 su 10. Anche per oggi il video è terminato. Se vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale se non siete ancora iscritte. Ci vediamo al prossimo video. Let's talk about!